Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Risoluzione, Augusto, che è venuta fuori dalla maggioranza. La maggioranza, oltre a dire che ribadisce l'impegno per il sostegno di Kiev, parla anche di sforzo diplomatico senza ulteriori armi. Che tipo di messaggio è? Perché insomma le parole di Giorgia Meloni abbiamo sentite, professione di attantismo senza se e senza ma. Poi però c'è questo passaggio, te lo chiedo perché lo leggo insieme a te, quindi... Ma mi sembra un po' strano. Agenzia, non lo so. Agenzia, vabbè. Profondere il massimo sforzo sul piano diplomatico in sinergia con gli altri paesi per l'immediata cessazione delle operazioni belliche, fin qui ci sta, con iniziative multilaterali o bilaterali utili ad una de-escalation militare, portando il nostro paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale. Davvero ti chiedo aiuto perché lo leggo, ripeto, leggo l'agenzia insieme a te. Non lo so, perché è un po' in contraddizione con l'intervento della Meloni, mi sembra, non sbaglio. Eppure a me sembra così, apposta ti chiedo aiuto. Verifichiamo, non te lo so dire perché anch'io rimango... No, perché io, ascoltando le parole di Giorgia Meloni... Mi ero messa via il fatto che il governo, indipendentemente dal fatto che magari all'interno della maggioranza ci fossero posizioni sfumate, definiamole così, però il governo va in aula con la Presidente del Consiglio e dice, fede atlantista, noi stiamo con l'Ucraina. Perché tra l'altro lei fa dei passaggi dicendo, attenzione, noi... dobbiamo difendere l'Ucraina perché dobbiamo difendere noi stessi, dobbiamo armarci perché è importante, perché altrimenti se ne occupano gli altri di crearci problemi. Quindi mi sembra che la sua linea fosse chiarissima. Ci facciamo aiutare pure da Luca Sappino. Luca, ma questa agenzia qualcuno l'ha smentita? Di che stiamo parlando? No, io credo... No, siccome l'avevo intravista anch'io quell'agenzia e poco fa c'era qua uno dei portavoci di Palazzo Chigi e gli avevo chiesto anch'io, la risoluzione di maggioranza dice altro, il testo che hai letto mi sembra corrispondere invece alla mozione dei 5 Stelle, quindi può essere un errore dell'agenzia. No, quello allora, che dicevo, allora si spiega, perché viva, la mozione no, 5 perché era veramente... Invita, cioè, mi sembrava, a profondere capito, il massimo straordinariamente sforzo sul piano diplomatico rilevante. In sinergia agli altri paesi europei. Sì, ok. Allora questi perché sono quello che dice 5 senza, Stelle, a posto. Che non lo impegni in ulteriore, esatto. Va bene, va bene. Allora, nessun dilemma. Quanto hanno sofferto Forza Italia, Lega, Augusto, invece ma rispetto sai, alle parole di Meloni? Eviterei di andare diciamo ancora su questo dibattito, qui c'è un problema di fondo, in un modo o nell'altro, con sensibilità diverse, alla fine la maggioranza si ritrova unita anche sul tema della fornitura delle armi. Dall'altra parte, e questo qui ti fa pensare nella logica diciamo di un'ipotesi di governo alternativo, invece l'opposizione si divide. Io credo che la cosa credo giusta... Credo che oggi abbiano presentato tipo tre mozioni anche su... Tre mozioni, infatti, il punto sai qual è? Io penso una cosa sola, che da questo punto di vista, allora, è evidente che tu devi continuare a fornire armi all'Ucraina perché è chiaro che non è che ti puoi tirare indietro ora, quindi devi fare in modo che diciamo la capacità di resistenza di quel paese e della difesa della sua autonomia rispetto a una politica di aggressione sia sempre all'altezza e sia capace diciamo ecco di resistere. Contemporaneamente devi fare tutti gli sforzi possibili. Tra questi posso dirti una cosa, non so se alla fine l'idea in questo momento di, in questo momento ripeto, di incriminare un mandato di cattura per Putin sia stata una grande idea, perché è chiaro che se tu hai messo un ulteriore macigno sulla strada del negoziato, invece da questo punto di vista ci vorrebbe ecco, un po' di pragmatismo e soprattutto bisognerebbe anche diciamo, intendersi sulle fasi. Ora siamo sì, in una c'è fase un mandato di arresto per crimini di guerra. Aspetta, allora, Augusto, perdonami, solo un attimo, siccome vedo Calenda... Perché...